Non è passata inosservata quell'assenza dello Stato ai funerali dell'avvocato Francesco Pagliuso, noto penalista lametino, ucciso con diversi colpi di arma da fuoco da un uomo che ha atteso che facesse ritorno a casa e poi ha sparato mentre questi era ancora alla guida della sua auto. Un'assenza pesante, importante quasi quanto l'omicidio stesso, che ha fatto infuriare anche le principali cariche del foro lametino, inorridite di fronte all'ipotesi che dietro questa assenza ci possa essere il pensiero che il giovane avvocato avesse messo le mani in pasta in qualcosa di poco legale. Per il sindaco di Lamezia Terme, invece, si tratta di una vera e propria sottovalutazione della guerra di trincea che il Sud combatte. Esserci una sottovalutazione di quelle che sono le problematiche di alcune aree territoriali della nostra nazione. Probabilmente ciò che accade alla Lamezia Terme è percepito a livello nazionale in maniera diversa di ciò che può accadere a Cassino, a Latina, a Lodi, a Milano, in altre parti d'Italia. Quindi se su questo anche a livello nazionale non si capisce che il Sud è una risorsa della nazione e intanto può essere risorsa della nazione in quanto si possa aiutare il Sud stesso ad eliminare dei problemi endemici che probabilmente da solo non riesce a eliminare, oppure è l'Italia che continuerà ad essere quello che vediamo ogni giorno, cioè una nazione che sembra essere senza guida, una nazione che sembra essere senza programmi, una nazione che purtroppo, mi duole dirlo, sembra essere senza identità. Tiziana Bagnato per la CNews 24.